offensiva sia in fase difensiva. Rigoni ha detto che è l'unico giocatore in grado, anche con l'esperienza di poter contrastare Torromino, che era l'attaccante più temuto della Lega Pro, era il momento di Ceppo. Oltre a questo, si è entrato nelle due azioni dei gol. Cosa possiamo dire? No, io come dico sempre, io non riesco a pensare a me stesso, io penso sempre al bene della squadra, tutto quello che faccio lo faccio per i miei compagni, quindi è chiaro che ero schierato in una posizione non mia, gioco contro forse l'esterno più forte della Serie C in questo momento, quindi sapevo che dovevo fare qualcosa di più di quello del solito, perché se no non bastava, quindi ho dato tutto me stesso, l'ho credito al primo minuto, ho cercato di fargli capire che era dura oggi. È andata abbastanza bene, è chiaro che i gol poi sono stati bravi i miei compagni, ho soltanto recuperato palla, quindi andava bene così, non era facile, abbiamo dimostrato che siamo anche la squadra. Esteticamente la gente si aspetta molto da Cecco, no? E quindi magari questa è stata una partita di tanto sacrificio, perché ti sei proprio messo a disposizione della squadra e nella prima parte della gara hai proprio fatto il lavoro sporco. Ecco. Questo magari a un osservatore poco attento lasciava presupporre che ci fosse una partita non buona, no? Del Diceco che non è abituato a vedere. Cioè, ti sei reso conto anche di questo, proprio tu dici, sì, l'ho fatto con spirito di sacrificio. È stata una mossa vincente, diciamo. Io no, lo sapevo che se non a Torromino non eliminavo dal primo minuto mi metteva in difficoltà, quindi era l'unica strada percorribile, perché altrimenti è un giocatore che ha messo in difficoltà tutte le altre squadre nelle prime 9 giornate, quindi un motivo c'era. È chiaro che uno si deve adattare, perché quando il mister ti chiama un ruolo non tuo devi dare più di quello che dai di solito, perché anche i compagni di squadra ti aspettano di più. Quindi io ho fatto il mio, ho fatto quello che dovevo fare, quello che ho fatto tutta la settimana, quindi sapevo che potevo giocare in quel ruolo, l'ho fatto già tante altre volte, quindi sarà bene così. Oggi non era una partita da Fioretto, diciamo, quindi abbiamo capito subito il clima qual era. È chiaro che con uno stadio del genere, un pubblico del genere, ti viene tutto più facile, però dobbiamo essere bravi anche a farlo a Melfi, che è uno stadio diverso da quello nostro, quindi la differenza tra in casa e fuori casa forse è solo quella. Senti, esterno destro, mediano, mezzala, va bene comunque zona del campo per chi si giochi? Prime 6 non le ho giocate, quindi se mi dice di giocare in porta la prossima, penso che gioco pure in porta, quindi è chiaro che uno che gioca nel Catania vuole sempre giocare, dare sempre tutto, con un tifo del genere ti riesce anche più facile da tutto quello che hai, quindi, però come dicevo prima dobbiamo pensare alla squadra, chi gioca, chi non gioca, oramai non è più da pensare a queste cose, dobbiamo pensare bene al Catania perché dobbiamo recuperare ancora tante posizioni, non basta dove siamo adesso. Sì, una partita difficile che avete anche affrontato con molta umiltà, cioè in tutte le zone del campo avete veramente messo la massima attenzione, perché giustamente tenevate il Lecce. Da questo momento in poi, dopo aver portato a casa una vittoria così importante, è lecito aspettarsi dei miglioramenti nel gioco del Catania, perché in certi frangenti siete sembrati forse troppo rispettosi dell'avversario, cioè magari in un certo momento, soprattutto nella prima parte della ripresa, ci si aspettava un Catania più garibaldino, più con la voglia magari di imprimere dei ritmi diversi alla partita. Sì, ti dico la verità che veniamo da una settimana non proprio serena, quindi non era facile affrontare una partita del genere, però secondo me, io ne ho tante di partite in Serie C, la Serie C è questa, e io squadre che fanno il bel gioco ne ho viste poco, ho visto forse il Foggia, ma è ancora in Serie C, quindi le squadre di solito che vincono il campionato sono quelle che si mettono alla pari degli altri, anche se sanno di essere più forti, perché se non hai fame, non hai umiltà, in queste categorie ti viene tutto difficile, l'abbiamo visto a me, forse siamo andati pensando già di aver vinto, pensando e sapendo, non so se siamo più forti, ma avete visto il risultato. Secondo me se noi giochiamo sempre così, con l'umiltà, con la voglia a fare, quando c'è la palla lì nel contrasto, oggi l'abbiamo vinto tutti quanti. Poi con i giocatori che abbiamo davanti un gol ci scappa. Quindi, per come vedo io il calcio, secondo me bel gioco in Serie C, ma anche in Serie B se ne vede poco. Quindi secondo me se capiamo che dobbiamo fare di tutto per vincere le partite, anche giocando male, per me va bene così. Grazie. Parlavi prima di non accontentarsi, no?
la classifica non la guardiamo dopo una vittoria, però è una vittoria così importante, ti vengono rimpianti un po', anche parlare di Metti. Proiettiamoci alla prossima partita che è sempre in casa, no? Forse adesso questa è stata la spinta giusta per far capire il Catania com'è, visto che ha fatto la protagonista e quindi si può continuare. Sì, no, dipende tutto da noi. Se noi facciamo come Dubrovi Vestabia, che abbiamo fatto già abbiamo vinto il campionato dopo la prima partita, riprendiamo Batosta e anche Domenico Propaganese. Se invece capiamo che il campionato mancano ancora quasi 30 partite, è lungo e dobbiamo affrontare tutte le gare come l'abbiamo affrontata oggi, perché nessuno ci regalerà niente e verranno qui squadre. Propaganese sicuramente non ha viso aperto, ma si verranno a chiudere lì. Dobbiamo far vedere che noi vogliamo vincere la partita, perché oggi in tutti i duelli personali l'abbiamo vinti, e se noi riusciamo a far così le partite le vinciamo, perché lì davanti un gol lo fanno. Quindi se riusciamo a capire che questa è la Serie C, secondo me andremo lontani. Se invece adesso pensiamo di essere diventati bravi, di giocare con la Panese e vincere facile, allora la vedo dura anche con la Panese. Sì, domanda ampiamente provocatoria, fatto salvo che tutto quello che ho detto secondo me è condivisibile dall'inizio fino alla fine. Non è che per caso le partite che avete vinto sono quelle con le squadre che hanno affrontato chi sapeva? Sì, è un dato di fatto, perché abbiamo vinto con Vestabia e Lecce, che sono le due forse più in forma che erano nel campionato. Però dobbiamo essere bravi quando abbiamo squadre come Melfi, Regina, che si chiudono e non ci fanno giocare, dobbiamo essere bravi a vincere quelle partite, perché alla fine i punti che fanno la differenza sono quelli, perché affrontare il Lecce in casa è troppo facile per un calciatore, andare a giocare a Melfi è molto più difficile. Però se non capiamo questo non possiamo fare un campionato come merita una piazza come Catania, quindi sta tutto nella nostra testa. Sì, grazie. Grazie. Arriva Sara Bucolo. Allora, aspettiamo sempre l'ok di Daniele. Dani.